Buon salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan per Hobby. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella degli avvisi. In più, se volete avere un contatto diretto con me, in descrizione trovate il link al mio server Discord. Detto questo, come potete vedere dall'outfit del mio personaggio, ho fatto parecchie missioni secondarie, ho cambiato le armi, ho girovagato e fatto un po' di quest secondarie nei vari punti della mappa che ovviamente vi ho lasciati indietro e non solo, ho anche provato a fare qualche missione in multiplayer perché mi sono detto se entro nella lobby di qualcuno che è molto più alto di me di livello, magari riesco a trovare armi migliori, però mi sbagliavo, da quello che ho visto comunque i premi che vi vengono dati sono comunque bene o male del vostro livello, quindi anche andare in multiplayer a questo punto del gioco probabilmente è un po' inutile. Ho potenziato un pochino le armi che ho addosso, cioè ho semplicemente messo a entrambi il potere che rallenta, mi è tornato veramente molto utile e sono appena appena passato a difficoltà 7, quindi spero di riuscire ad andare avanti senza avere troppe difficoltà. Nel caso vedrete il livello di difficoltà della mappa cambiare da 7 a 6. Semplicemente perché Mi trovo sembra di difficoltà sentire le nell'andare acque pulire, avanti. te l'avevo detto. Detto questo, direi che possiamo andare avanti con le missioni, dato che ci eravamo lasciati esattamente qui dopo aver finito la quest. Speriamo che la prossima non mi faccia dannare. Strutture e canyon, brutta come cosa. Ehi, quanti blindati! Incredibile. August, l'ha fatto il tuo popolo questo. Come? Che importa? Possiamo solo proseguire. Dobbiamo continuare. Sono templi. Ecco cosa sono quei bagagli che uscivano dai canyon. Ok. C'è scritto boss fight grossa come una casa. Allora. Ah, abbiamo finito? Ok, non so voi, ma io ho sentito dei effetti sonori esageratissimi. Resta qui. Cerco di aprire un varco sicuro tra i canyon. Fammi sapere se riesci a raggiungere quel grande obelisco. Mai visto niente di simile. August ne sembra attratto. Percepisco grande agitazione. Vuole seguirti. Nel frattempo, tieni al sicuro August, Tiago. Quella là è al 100%. Una missione secondaria perché è uno di quei bagagli da attivare che abbiamo già visto in precedenza, quindi la lascio dov'è, ci passerò poi io da solo. Perché secondo me qua troverò, esatto, i soliti mostri. Come potete vedere nella mia build non può mai mancare un fucile a pompa, perché anzi un fucile a canna liscia per essere pignoli. Liscio. Scusate se parlo poco, ma dove vanno? Finiti? Cos'è? Aglio, direi di no. Continua a sostenere che il fucile a pompa è meglio di mille parole.
Sono un po' troppi i nemici, mi dicono. Finiti? Ola. Sì, un attimo che guardo se raccatto munizioni e oggetti in giro. Ok. Ho visto qui l'oggetto. Sembra che non siamo i primi umani a venire qui. Ci sono molti cadaveri. La stessa gente di quei veicoli che abbiamo visto sulla sabbia? Possibile. Forse questa squadra l'ha mandata Monroy dal forte. Direi che non ha avuto molta fortuna. Vedo il checkpoint. Sarebbe interessante trovare altre informazioni su chi fossero e perché fossero qui. Occhi aperti. Ma quante strade sta sto posto? Ce n'è una qui. Una di lì mi sa no. Ce n'è una all'inizio. Questa mappa avrà almeno due o tre missioni secondarie. Dopo le farò con calma. Munizioni. Allora, andiamo avanti su, vediamo un po' cosa ci aspetta. Un'altra strada con altri oggetti. Oddio. No, ho sbagliato. No, cavolo. Ok. No, c'è un coso. No, perché? Non mi fa attivare... Non so come mai. Lo farò su questi qua per recuperare tanto un po' di vita. Anche se li ha potenziati di one shot, per cui... fastidiosi, eh? Non capisco se si potenzi o gli ha resistenza agli altri e basta. Puoi morire? Grazie. Oh. Ho un oggetto epico. Pensavo peggio, devo essere sincero. Avendo alzato il livello così tanto, pensavo di non riuscirci. Questo fucile a pompa è devastante.
quella porta qui mi sa che si aprirà prima o poi. Zaidi, ho trovato delle note. Testi antropologici firmati dalla dottoressa Indira Ocasio. Una scienziata al seguito di Monroy. Cosa ha scoperto? Teneva un diario dal giorno in cui hanno incontrato i nativi. Li hanno chiamati Pax. La descrizione combacia con August. Dice che li hanno accolti a braccia aperte. Pax? Sì, è perfetto per August. Incredibile. Diopo. Non so se li sentite voi i suoni che ci sono in questo luogo, ma sono inquietantissimi. Che sembrano delle voci, robe così in sottofondo. Si apre qualche porta. Come minimo quella. Preciso. Ma sai che quasi quasi sarei dovuto forse andare al checkpoint a rifarmi le munizioni? Vabbè. Pagherò le conseguenze. Ho trovato delle pagine scritte da Monroy, il loro capo. Ha portato la squadra di ricognizione qui nel canyon, convinto che fosse la base dei ferali. Voleva eliminarli. Forse volevano aiutare il popolo di August. Tiago, August sa qualcosa di questo Monroy? Ho provato a chiedere, ma August non vuol parlare di questo posto. Allora, io non vorrei portare sfiga, ma quell'area gigantesca di sotto c'è scritto boss fight grossa come una casa. A meno che non ci sia una zona con tantissimi nemici e basta, ma mi sembra tanto strano. Olle. Punto di salvataggio? No, vabbè, checkpoint. Qua il punto di salvataggio non esiste. Olle. Ti pareva che devo andare esattamente di là. Vabbè, andiamo. Spiegami in bene. Facciamo così, Quanto sono corazzati? No, c'è quello con la Gatling. No, non tu. Quello là in fondo. Vieni, non gli faccio danni da qua. Dovrebbe essere rimasto solo quello grosso. Pensavo sarebbe stata molto più complicata. August e io siamo dietro di te, Outrider. Non dovevi aspettare il mio segnale al campo? Scusa, August è sparito. Non ho potuto. Vedo da qua un oggetto da prendere. Là in fondo che lampeggio. Ho detto che sarà finita qui? Me la sono tirata tantissimo, secondo me.
alla faccia se me la sono tirata. Questo dovete vederlo tutti. I boss? Oppure no? Adesso vedremo. August, cos'è successo qui? Arrivano! Toglietevi di lì, presto! Merda! Nascondetevi! Là dentro! Via! Ti pareva! Ah, devo andare io là in alto. Beh. Ah no, sono i mostri. Pensavo fossero i soldati. Questi qua sono molto più gestibili, anche se quelli grossi sono abbastanza fastidiosi. Ma delle munizioni non c'erano giù, no? Ma non ho capito se mi ignorano e vanno avanti. Oddio, cosa ho visto là in fondo? No, non me l'ha preso. Muori. Ma sono io o la leggermente buggata? Che si piantavano lì i nemici. Urca. Vieni, sta dietro di me. Ma li avevo uccisi tutti? Ehi! Qui, brutti scarafaggi! Sono qui! Non mi sembrano insetti, comunque. Yeah.
Non penso proprio. August, ti prego! Dove vai? August! E adesso fa dei danni assurdi, come minimo. Ah no. Si è messo una mutazione anche lui. Mi sa di sì. Adesso gli scoppia. Quindi, tipo i ferali erano dei nativi modificati o qualcosa del genere? Augusto. Non ho capito. Cosa cazzo è successo ad August? Il popolo di August non è stato sterminato dai selvaggi. Sono diventati selvaggi. Allora ci ho preso. Per difendersi dagli umani, dai, che è scontata come cosa. È ovvio. O sono vittima di esperimenti, come capita sempre in questi giochi. Outrider, stiamo seppellendo August. Vuoi unirti a noi? Io non sono ancora lì. Resterei ancora un po'. Do un'occhiata a quel che resta del campo. Ma c'erano veramente le munizioni qua di fianco? Questo bagaglio fa dei suoni che sono inquietantissimi. Allora, il gioco mi dice di andare là in fondo. Non penso ci siano oggetti nascosti. Come non detto. Vabbè. Roba rara, si vende. Allora guardo un secondo in giro, magari trovo qualche altro forziere. No, così a occhio direi di no. Comunque il campo base di sti tizi proprio di fianco a sta colonna di energia qui. Ho trovato qualcosa che può interessarti. Altre note di Munroy. Sembra avesse fatto la nostra stessa scoperta sulla trasformazione dei Pax. E spiega il perché. Perché si sono fatti questo? No. Solo che lui e i suoi sono rimasti qui per un po', a studiare, fare esperimenti con l'obelisco, cercando di capire come funzionava mentre si difendevano dai continui attacchi. Ma quando ha saputo che il forte era caduto, è tornato alla sua colonia. La sua colonia? Potrebbero essercene altri là fuori. Dobbiamo cercarli. Una volta individuato il segnale. Tanto per cambiare. Quando decidi di muoverti... Noi ti aspettiamo al campo. Ah, ok, questa è una mappa. Però è notevolmente, come si dice, articolata. Ci saranno almeno due o tre missioni secondarie, come dicevo prima. Così a occhio. Boh, e direi che per oggi è tutto, perché siamo arrivati, come al solito, alla fine missione. Allora, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Tutto sommato, nonostante abbia alzato la difficoltà a quella che per me adesso è il massimo, ovvero il livello 7, sono riuscito
a gestirmela, anche se i danni sono leggermente bassi i miei, quindi dovrò guardare se facendo altre missioni secondarie trovo armi migliori. Detto questo, qui dal maestro Obi-Wan Kenobi è tutto, come sempre, che la forza sia con voi, ci vediamo ad un prossimo video.